Ciao ragazzi e benvenuti su Gastube Trans. Mi sono appena arrivati 3 pacchi. 1, 2 e 3. E da questi pacchi potete già capire più o meno di cosa vi parlerò. Ma in realtà mi è arrivato anche un altro pacchetto diverso. Un pacchetto diverso. E qui dentro che cosa ci sarà? Una sorpresa. Quindi io oggi voglio andarvi a far vedere tutto quello che c'è qui dentro, ma direi di non perdere troppo tempo e andare a scartare subito tutti questi 3 pacchetti. Quindi prendo questo tavolino qua, che è il tavolino che uso di solito per gli unboxing, e andiamo a spacchettare il tutto. Prima però, mentre attendete che io prenda questo tavolino, vi mando la sigla. Eccoci qui, pronti per il primissimo unboxing. Taglierino. Figata, raga. Oh, che figa, ammazza, che bello. Guardate che bomba. Oh, quanto pesa. Che bello, ragazzi. La cosa bella è che non me ne è arrivato solo uno, ma ben 3. Qui dentro questo pacco abbiamo trovato un pacco, che abbiamo trovato un pacco. Mettiamolo lì. Allora, sento già il suono. Guardate che bello, cioè c'è il vellutino, diciamo, di protezione per il rullante marchiato Mapex. Bellissima questa cosa. Che bello, raga. Rullante Black Panther, con questo che dopo vi spiegherò bene tutto nel dettaglio. A specchio, veramente bellissimo, poi dopo vi spiego bene tutto. Qui ci sono già tutte le specifiche, 14x6 pollici. Numero 1. Poi lo andiamo a vedere e sentire, soprattutto nel dettaglio. Numero 2. Scatola uguale, ma contenuto diverso. Ah, questo ce l'ho fatta così. Sleghiamo le cose. Mamma, questo colore a me fa impazzire. Guardate che bello. Sempre Black Panther, ovviamente, Mapex Brass. Quindi, ottone. Questo non era per 6 però, per 5,5, 14x5,5. Poi, così, dato che quello dopo è un altro rullante, diverso, che ovviamente sono curioso di sapere quale sia, apriamo questo pacchettino intermedio per vedere che cosa c'è dentro. Apriamolo proprio male così, vai, questo lo apriamo male, quelli là bene, questo male. Ah, sono tornati. Vabbè, che fighi, bacchette. Minor, eccole qui, che belle. Che tipi di bacchette sono queste? Delle 5A, ottime, che belle, mamma mia. Sono molto fini, come, non come bacchette, ma come vista, diciamo. Poi andrò a provarle e le vedrò, ma devo dire che, mamma mia, che belle. Guardate anche solo la scritta, quanto è bella, quanto è fine come scritta. Questa è una 5A, questa è una 5B in Icoli, e poi mi ha mandato anche i mallet, giusto da provare, giusto per... provare come sono. Anche i mallet. Questi sono strani come mallet perché hanno il feltro piccolino. Quindi sui piatti... Figo. Ottimo. Molto bene. Possiamo andare con l'ultimo pacco. Sto facendo una fatica mondiale. Vai giù, apriti. Perché mi mandate queste robe? Che poi io le vorrei tutte. Black Panther Predator. Guardate che bello. Che bello. Allora facciamo così, prendo le bacchette che mi sono arrivate e vi spiego bene questi rullanti. Che figata, raga, da cosa parto? Vabbè, andiamo in ordine di come li ho unboxati. Quindi metto un po' a posto e poi vado alla batteria. Raga, fermi tutti un attimo. Allora, perché fermi tutti? Ho incominciato ad accordare un pochettino questo rullante di cui vi parlo adesso, che è il Cyrus della Mapex, ovviamente Black Panther sempre. Allora, ho cominciato ad accordarlo sotto, sopra, completamente a caso, in realtà, nel senso l'ho tirato un po' per vedere qual era la sonorità del rullante e sentite come suona. Martello pneumatico, praticamente. Ha una potenza pazzesca e ha una facilità di accordatura che è disarmante. Cioè, il fatto è che ha le armoniche, questo rullante, ma sono armoniche di quelle per niente fastidiose. Adesso provo a tirarlo un po' su, intanto poi ve lo spiego anche dove la chiavetta. E così vediamo che cosa succede, perché veramente ho detto glielo devo far sentire perché non è possibile. Cioè, tirato un po' così, come suona? Tiriamolo un po' su perché secondo me questo, tirandolo su, si comporta veramente bene.
è divertentissimo, raga, non vi immaginate, è divertentissimo perché, allora, sicuramente punti di forza 2. Per prima cosa, il fatto di avere molto attacco, soprattutto dato dai cerchi Sonic Saber. E per seconda cosa, il controllo delle Ghost riesce veramente a prendere qualsiasi tipologia di colpo. Ragazzi, chi mi conosce avrà visto questo colore e avrà già capito che cosa sono andato a fare con l'accordatura, come ho accordato questo rullante. Ebbene sì, quando io vedo un rullante in ottone, devo per forza provarlo alla minima accordatura possibile. A parte questo, che comunque funziona molto bene così, mi piace sempre provare i rullanti in modo così tanto basso per vedere quanto si riesce ad andare giù. Adesso, beh, accordiamolo un attimo bene. Tiriamolo un po' su, ma non troppo. Eccolo qua, ok, molto bene. Questo è il Black Panther Metallion, è in ottone, spesso 1,2 mm, grandezza 14x5,5, un filino più basso. A me piace sempre, l'ottone a me piace tantissimo perché va a enfatizzare un pochettino le frequenze basse. Quindi sia che voi lo suoniate come l'ho suonato io prima, quindi a terra, proprio come accordatura, sia che lo tiriate un po' su, adesso non l'ho tirato così su perché a me piace suonare questo tipo di rullante proprio a questa accordatura, quindi bacchetta girata al contrario, senza rimshot, poi si può suonare anche col rimshot. A me piace sordinare un po' questo rullante, adesso gli ho messo una sordina, se gliene metto due e poi vado a suonarlo con questa accordatura qua, è proprio quel suono lì, bello stoppato, bello ciccioso, diciamo, come suono. In più attacco sempre potentissimo anche quando lo suoniamo senza rimshot e solite Ghost super presenti anche quando lo suoniamo veramente piano, anche quando lo suoniamo nella parte più esterna del rullante. Ultimo, ovviamente non per importanza, il Predator Black Panther. Allora, prima cosa, colore mondiale. Questo è un rullante 14x6 in rame, questa volta spessore 1,2 mm e allora in pratica dove va a collocarsi questo rullante? Come al solito ha sempre la potenza e la precisione, diciamo, di tutti questi tre rullanti che vi ho fatto vedere oggi. La questione delle Ghost che mi aveva scioccato nel primo, che mi ha scioccato nel secondo, mi ha scioccato anche su questa tipologia di rullante qua. Attacco potentissimo, i cerchi sono sempre gli stessi. La diversità qua è che il rame in generale si colloca, diciamo, a cavallo tra legno e metallo. Quindi tante volte mi capita che mi chiediate: ok, cosa devo comprare? Voglio un rullante versatile, però che non sia troppo freddo tipo l'alluminio, ma non sia neanche troppo caldo come il legno, che abbia un po' di armoniche. Ecco, questa è la via di mezzo giusta, secondo me. Il rame è perfetto per questa tipologia. A me il suono che piace di più tirato fuori da questo rullante qua è quello che va sulle medio acute, diciamo, però è super versatile, quindi se lo tirate giù avrete il suono bello ciccioso, un po' stile quello che abbiamo fatto prima con l'ottone. Se invece volete un suono con tanto attacco e un po' più di acute, un po' più soprattutto anche di armoniche date dal rimshot e da questo cerchio super alto, allora potete tranquillamente andare su, potete anche andare su finché volete, però a me quello che piace è cercare un po', tra virgolette, quel suono vintage delle frequenze medie, ma con la cordiera, quello è importante. Ovviamente facciamo una prova, proviamo a mettergli anche una mini sordina sopra, vediamo quanto va a cambiare la questione armoniche.
Vi dà un sacco di soddisfazioni questo rullante. Prima era bello perché era bello aperto. Gli ho messo sta mini sordina, è diventato bello secco, presente, figo. Quindi ragazzi, io con questo direi che posso finirla qua. Questo video mi è piaciuto perché devo dire che, cioè non mi è piaciuto da vedere, mi è piaciuto da fare, perché devo dire che i rullanti che ho provato oggi, questi tre rullanti e anche le bacchette, in realtà, beh, le bacchette sono fighe, sono tra i rullanti forse con più attacco, con più potenza che abbia mai provato. Veramente mi hanno lasciato, non mi aspettavo che fossero così tanto potenti. Ho sempre sentito che i Black Panther hanno una potenza bella presente, sono fenomenali da fare rock, da far metal, però non mi aspettavo una roba del genere. Ammetto questa cosa, ammetto questa cosa. Detto questo, oltre a ringraziare Adagio Italia che mi ha mandato in prova questi rullanti per farli sentire a voi, che ovviamente trovate qui sotto nei link in descrizione, trovate anche le bacchette in descrizione. Ovviamente oggi di bacchette ho usato le 5B, tra 5A e 5B ho scelto 5B perché su questi rullanti, per tornare al discorso dell'attacco e della potenza, secondo me con le 5B si ha proprio quella pacca allucinante che si può dare sul rullante, quindi devo ammettere che funzionano veramente bene. Basta, direi che vi posso salutare qua. Vi chiedo qui sotto nei commenti di dirmi cosa ne pensate di questi rullanti, di dirmi cosa ne pensate del suono, quale suono vi piace di più di rullante, se avreste usato delle accordature diverse con i rullanti, boh, magari, che ne so, sapete che il rame va bene suonato in quel modo, fatemelo sapere, così provo e al massimo vi dico delle cose in più, intanto ci confrontiamo uno con l'altro. Vabbè, sto dicendo cose a caso, forse è meglio se vi saluto, e quindi lasciatemi un like qui sotto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.